Salve a tutti. Il Giardino dei Giusti è un luogo che fa conoscere le donne e gli uomini di ogni tempo che si battono per la libertà e per la dignità. Io oggi vi vorrei invitare a fare un esercizio di immaginazione. Immaginiamo che improvvisamente in Italia ci sia un regime che da un giorno all'altro tolga le libertà alle donne, gli dica come vestirsi, impedisca alle donne di ballare in pubblico, impedisca alle donne di baciarsi, impedisca alle donne di essere donne. Ecco, io vi invito a fare questo esercizio perché questo sta accadendo in Iran in un periodo che è addirittura due volte più lungo del fascismo in Italia. Il fascismo è durato 23 anni. La situazione delle donne iraniane, del popolo iraniano, è cominciata nel 1978 e sembra non finire mai. Tant'è vero che in questo giardino, 13 anni fa, noi avevamo dato un albero per Neda. Neda era la rappresentante, una di queste donne del Movimento Verde, che aveva lottato per gli stessi valori di oggi, delle donne che oggi lottano in Iran. Ecco, sono passati... dal 2009 sono passati 14 anni e ancora la situazione non è cambiata. Allora io penso che noi dobbiamo avere coraggio, e io qui da questa agorà con tutte queste donne iraniane vorrei lanciare una proposta. Vorrei che ci potesse essere una giornata nazionale costruita in Italia, una giornata nazionale dove tutti sono impegnati, dove le istituzioni, i comuni, il Parlamento, le autorità religiose siano impegnate, una giornata nazionale a fianco delle donne iraniane e delle donne afghane, perché sono due situazioni che si assomigliano, perché da una parte noi abbiamo visto una sconfitta terribile che ci pesa ancora per averle abbandonate, e d'altra parte abbiamo questa lotta continua. Allora dobbiamo avere coraggio, perché la battaglia delle donne iraniane ha un segno non soltanto per l'Iran ma per tutto il mondo. Com'è possibile vivere in un mondo dove le donne siano costrette a vivere in queste barbarie? Com'è possibile? Noi non dobbiamo accettarlo. Quindi è questo l'invito che facciamo qui al Giardino dei Giusti, e mi piace farlo proprio con questa danza che ci sarà fra poco, perché lottare per la libertà significa lottare per la gioia, lottare per una condizione umana migliore, quindi la danza è espressione di libertà. Quindi ringrazio tutti oggi per essere venuti in questa circostanza, grazie.